Wahey Kuj, ben ritrovati alla vostra Andrelink 91, sì, ok, Watch 3. E oggi c'è l'ultima missione di Deadpool, quella che dovrebbe essere l'ultima. E sì, sto registrando sempre dallo scorso video. Praticamente, questi ultimi 4 video l'ho fatti tutti quanti insieme. Ah. Quando c'è tempo per registrare si può fare, no? Il che accade spesso, ultimamente. Bene, vediamo che ci aspetta. È un altro incarico da Deadpool, il nostro cliente affezionato. Affezionato. Ehi, 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 ciao belli! Io, ciao, di nuovo tu, culetto? Che accoglienza fredda, non siete contenti di rivedermi? Ma certo, non vedi la vastità dello spazio... No, dai! Certo, non vedi la vastità dello spazio che me ne frega? E dire che è tutta colpa vostra. Colpa nostra? Da quando sono finito nella squadra di Fata Azzurrina a San Fantastico, non ha fatto altro che mandarmi in giro a fare la pattuglia. È successo 2 minuti fa di numero. 2 minuti letterali. E allora non volevi essere un eroe yokai? No, 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 non era ciò che mi aspettavo. Quando si può togliere la zona bisogna seguire un percorso prestabilito. Non posso nemmeno fermarmi a fare conquiste. Vorrei non essermi mai unito alla stupida squadra di quella noiosa fatina. Che sia uno scontro tra maschi alfa? E poi un minimo di senso dell'umorismo rende tutto più bello. E quello è il mio punto forte. Ma quel bacchettone non lo gradisce affatto. Culetto, non tutti apprezzano il tuo senso dell'umorismo? Vogliamo arrivare appunto? Parliamo dell'incarico. Ah, già. Ecco, riguardo il continente Perdu. Pare che il Dirsi sia uno yokai raro conosciuto come il re della yokomicità. Vorrei che mi aiutaste a portare il sorriso sul grugno di Fata Azzurrina. Non è che potreste trovarlo e portarlo da me? Sul serio? Oh, e dove potremmo trovare questo cosiddetto re della yokomicità? Ecco... Nel lontano continente Perdu, perduto da qualche parte! Non hai nessuna indicazione da darci? Ciao! Ma senza indizi il mistero sarà più divertente da risolvere! Non stai migliorando la situazione? Dai, per favore, sono venuto fino a Scintilla solo per questo! E per rivicinarmi Onia pure, ammetto! Comunque, fatemi sapere se lo trovate! Ma Deadpool, per chi mi hai preso? Dai, il re della comicità, ragazzi, se non lo sapete, è fisicomico. E ovviamente io ce l'ho, fisicomico. L'ho preso per puro caso, ma dato che l'ho preso, beh, mi sembra giusto, insomma, sfruttarlo, no? E a vedere le vicine Armionia, perché? Cool. Wow, ma l'hai trovato davvero? Avevi dubbi? Lo yokai re della commedia era fisicomico! Cosa stai aspettando, evoca quello sconigliato? Va bene. Wow, ce l'hai fatta, forza, evocalo! Coraggio, tocca a noi, andiamo, fisicomico! Ciaone, ti sono raccontata quella del caffè? Sei proprio tu, il leggendario re della comicità! Ti guardo e già rido! Saremo un due comito da sbellicarsi dalle risate. Posso portarlo con me? Dai. Ciao belli, vado a punzecchiare quel borioso di Fata Azzurrina. Cosa? Aspetta, non puoi. Ah, che sconigliato. Torniamo all'agenzia investigativa e restiamo in attesa di notizie. Poteva almeno pagarci. Almeno. Ah boh, vediamo un po' se c'è qualcosa, qualche notizia. Ciao Blanti. Siamo tornati. Bentornati, come procedono le vostre indagini? Il nostro cliente affezionato è filato via senza neanche ringraziarci. Ehi, guarda qua, c'è un messaggio di Deadpool sul Kainet. Un messaggio di culetto, che dice? Tanti guai. Quel tipo nuvola qualcosa. Quel tipo è in grossi guai. Venti subito qui. Oh, dove? Torre Papa Padrino, 48° piano. Va bene. Oh, no. Ma che diamine sarà successo a Fata Azz... cioè a Nuvola Azzurra? Ah, è proprio questo il genere di misterica d'oro. Ma sarà successo qualcosa di terribile. Allora sarà meglio sbrigarsi, Sabion. La Torre Papa Parino, dove è curetto, era il covo di Papa Parino. Ma ora è vuota. Sì? 3 nomi storpiati in una sola frase. È un record.
Davvero, ragazzi, è un record davvero. Papa Parino. Andiamo alla Torre Paatrio. Papa Atrio. 48esimo piano, dato che possiamo scegliere. Eccolo qua. Giro della ruota, ma mai. Siamo già al 48esimo piano? Veloce. Ah, piano onirico, certo. Ah, in squadra ho messo sia Red Cool che John Pinna. 69? Davvero? Quindi siamo pronti a roccheggiare. Dovrei potenziare il loro attacco e le loro specialità. Insomma, sì, dovrei potenziarli, ma... Un altro momento, dai. Tutto bene, culetto? Finalmente sei qui? Fermalo, sbrigati! Eh? Lui? Benvenuti ad Azzurrado, lo show che vi rende azzurri dalle risate! Ma che... Fa così caldo quando indosso la maschera da supereroe? Perciò ho deciso di levarmela e metterci la faccia! 2 e dico 2 meme in una sola frase. Non sono più il nuvola azzurra che conoscevate. Ora ho un nome d'arte, Provola Azzurra, ma potrei ancora cambiarlo. Provola Azzurra, da Colorado proprio. Sì, cambialo, è un nomignolo tremendo, anche se azzeccato. Non so se ridere o piangere, che comicità spicciola. Mi sento in imbarazzo per lui. Vorrei fingere di non conoscerlo. Beh, non ce l'abbiamo tra le medaglie, quindi meglio così. Questo deve essere l'effetto che fisicomico ha sulle sue vittime. O forse Mammola Azzurra. Ah, così non c'è gusto. Solo l'olio che può mettere fine a questa follia. Chi sarà? Che ne pensi, Sapion? Incantella, dove sei? Avrei dovuto immaginarlo. Bisogna trovarla e portarla qui. Intanto terrò a bada. Ma. Mammola Azzurra! Abbiamo bisogno di incantella! Subito, vi prego! Ogni scusa è buona per vederla, eh? Che scodigliato! Ho la stessa impressione, Sapion. Ma magari potrebbe davvero aiutarci. Finito il proprio turno di pattuglia, si ferma al negozio di tempura a Valdoro. Di solito la potete trovare lì di notte, almeno così ho sentito in giro. Per una volta sei davvero ben informato. Quindi mentre noi cercavamo fisicomico, tu cercavi lei? Basta perdersi in futili dettagli. Non c'è tempo, è un'emergenza. Ok, nuvola azzurra è già senza maschera. Sbrighiamoci, perderà anche la faccia. Dovremmo chiedere a Incantel di mettere fine a questa situazione tragicomica. Davvero dovremmo. Però, scusatemi, Questo è il negozio di tempura, ma non apre di notte. Quando ci vado, di giorno? Ovviamente non c'è, perché è giorno. A sto punto provo tutte quante le ore, prima o poi ce la beccherò. Io, ragazzi, davvero non so cosa dire. Mi ha detto di sera, che si trova di sera. Ma non è vero per niente allora. Non è vero che si trova di sera. Solo durante la sera. Ma è pomeriggio. Non è sera, sono appena le... Può essere che la notte, la sera... Come funziona Yokai Watch? Ma la sera è pomeriggio, non è sera. A meno che per loro la sera non è notte già. Per me la sera è dalle 7 alle 8 e mezza 9. No, non di più. Da voi è notte fonda. Però attenzione, senza maschera. Mi ricordo di te. Sei tu che hai fatto il test attitudinale per eroi? Chi sei tu? Ah, senza maschera sono irriconoscibile. Ma veramente è meglio così, senza che con la maschera, eh? Sono io, Incantella, l'eroina yokai. Ma cosa? Vedere Rabiore smascherati fa sempre un certo effetto. Devo darti ragione. Ma sarà sicuro per un eroe girare senza maschera? Prendi questo! A volte la leviamo quando non siamo in servizio. Siete venuti qui a mangiare un boccone? No, stavo proprio cercando te. Esatto! È per un'emergenza riguardo a Nuvola Azzurra. È successo qualcosa a Nuvola Azzurra? C'è uno zampino di Deadpool, me lo sento. Già. La situazione è fuori controllo. Lo sapevo. Oh, cielo, non sarà che... Andiamo in fretta! Ai dettagli ci penserò dopo.
Andiamo sì in fretta perché ragazzi, davvero, cioè per di notte quando in realtà è pomeriggio, ma io non lo so. Eccoci qua. Nuvola azzurra, Deadpool, che state combinando? Salve a tutti, siamo gli Aglio e Olio. È stato bello. È stato molto bello Yo-Kai Watch 3. Però io ho un limite. C'è un limite a tutto. E questo supera di gran lunga il limite. Non perché io sia fan di staglio e olio. Mi piacciono, ok, però aglio e olio. No. Vabbè, va, se ci mettono anche peperoncino, però chiudo tutto, chiudo, eh. Aglio e olio. È il nome del loro duo comico? Io sono Aglio, e lui è olio. Insieme siamo tutt'altra pasta. Siamo comici con le mani in pasta, sono sincero, non condimento. Ehi, hai rovinato la scenetta. Culetto, che stai facendo? Ti ci metti anche tu? Che freddura era? È roba da pasta riscaldata. Non te la prendere, vorrei dare una mano, ma dovrei accontentarti con dita. Oh! Se questo due fosse un piatto di pasta sarebbe col cavolo. Basta! Non ci resta che costringerli a smettere con la forza. Per fermare le nostre battute dovrai batterci. Preparati a crepare dalle risate. Io vi farei crepare a suon di pugni e calci. Ma Deadpool ora sta lì. Ce l'ho anche io però. Ce l'ho anche io in squadra. Ora sono curioso, non posso ancora reclutarli. Cioè, non potrò mai a sto punto. Ok, è chiaro, però. Si sposteranno? Se non si spostano, io attaccherei allora. Non si spostano! Voi due fate male, piccoletti, eh? Bom bom. E Nuvola Azzurra è debole. E questo è chiaro. Ma anche Deadpool. Mettiamo Jumpin'! Papparappa! Jumpin' è forte, ragazzi, eh. Resiste con un PS e giudizio divino, ovviamente. Beh. Ah, 2000 punti. Beh, insomma, un pochino. Però. Non è che mi aspettassi di più, eh. Ridicoli! Ciao! Che stavo facendo? Che facevo? Culetto, ti stai lasciando sopraffare! Si può sapere che stavate combinando? Ah, Incantella smascherata! Ah, che fortuna poterla vedere senza la maschera! Ah! Incredibile! Fatti guardare meglio! Stammi lontano, vuoi la rivincita? No, non credo intendesse questo. Oh, ci risiamo. Però sia io che Incantella vi abbiamo mostrato il nostro volto. Giusto. Tranquilli, proteggerò il vostro segreto. Me too, anche io. Però stai attento con il me too, è un hashtag un pochino particolare, eh. Grazie, ragazzi. Però non è giusto. Eh? Ne abbiamo mostrato il nostro volto. E allora? Ora tocca a te. Via quella maschera. Mi pare giusto. Aspetta un attimo. Perché mi state guardando così? Sapete chi mi sembra Deadpool con quell'occhio? Che botta. No! Fermi! Quel personaggio che c'è in 21st Century Boys, se non sbaglio, il manga di Urasawa. Non ricordo il nome di quel personaggio, ma è quello che c'ha la maschera con l'occhio. Dovrebbe essere 21st Century Boy. Dopo comunque se ci metto un'immagine vi faccio capire quale. Indossare una maschera sotto la maschera? Toglitela! Se avrebbe mai pensato che indossassi una maschera sotto quella maschera. Un guerriero non dovrebbe nascondere nulla.
Devo conoscerti molto meglio di così. No, davvero, sono serio! Se vedessi la mia faccia non riusciresti più a concentrarti sul tuo dovere di eroe! Vabbè... Niente, finisce così allora, Deadpool. Cioè, finisce così proprio tutto quanto le missioni di Deadpool. Non sapremo mai qual è la sua vera faccia. Allora, Cuggi, per questo video è tutto e finalmente abbiamo anche finito le missioni di Deadpool. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3 e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora inoltre non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!